Buongiorno, buongiorno amici. Mi mancava un video in macchina, Tutti quanti fanno questi video in macchina e mi sembra forse un mosolo ne feci tanto tempo fa. La macchina oggi, l'automobile, per parlare più correttamente, è sinonimo di spostamenti, di viaggi e quindi è il pretesto proprio per parlare della vacanza, la mia vacanza che è giunta alla fine anche quest'anno. Bene, una considerazione. Io sono una persona abitudinaria che sceglie solitamente sempre gli stessi posti dove si è trovato bene gli anni precedenti e quindi questo posto, questo villaggio è sempre un bel ricordo durante tutto l'anno e quindi ogni volta che vengo sono delle suggestioni positive. Quest'anno in verità le cosiddette aspettative non sono state soddisfatte appieno a causa di un'organizzazione non perfetta, di gestione non perfetta, legato un po' all'animazione, legato un po' all'organizzazione in senso generale. Però quello che io dico è questo, che quando uno si aspetta delle cose va secondo dei disegni mentali che non vi devono essere. Nella vita niente avviene casualmente, quindi quando si va in un luogo e magari si va con un'idea che vi debba essere un qualcosa che poi non c'è, vabbè, bisogna prenderne atto, ma la vera soddisfazione nasce sempre dall'interno di una persona, quindi non è mai dalle cose esterne che possono coadiuvare, possono aiutare in tal senso, ma poi è sempre come uno è predisposto alla cosa. E soprattutto la vacanza deriva dal greco assenza, in effetti deriva dalla parola assenza, quindi significa, ecco, allontanarsi in maniera fisica dal luogo dove si abita, dove si vive solitamente. E poi ciò che avviene ovviamente dipende un po' dal destino, dipende da ciò che succede. Quindi l'importante è stare in tranquillità, stare in famiglia come mi piace in questo periodo, perché poi durante l'anno si sceglie magari di fare altri tipi di spostamenti tipo come faccio io, spostamenti tipo sportivo per andare a vedere magari una partita di calcio, per andare a fare qualche altro weekend in qualche località. Ma questo periodo solitamente è dedicato alle persone che più mi sono vicine, quindi scegliamo un posto dove trascorrere un paio di settimane, così in famiglia. Quindi la soddisfazione anche quest'anno, nonostante, ecco, la disorganizzazione che in alcuni momenti abbiamo trovato in questa struttura, però ci ha fatto vivere 2 settimane comunque in tranquillità. Abbiamo condiviso tante piccole, grandi esperienze e torniamo a casa sempre arricchiti, sempre caricati da questa vacanza, quindi da questa assenza. Quindi è questo quello che io volevo dire. E adesso ci accingiamo pure a tornare alla
cosiddetta vita normale, ma con tante novità, con tanti progetti, come si fanno. Anche se vi invito a non fare progetti mai a lunga gittata, a lunga distanza, come si dice, perché nella vita capitano sempre cose che non ti aspetti, anzi si dice che le cose che non ti aspetti succedono molto più spesso di quelle che ti aspetti, se ci fate caso è così. Quindi delineare a breve termine, a medio breve termine, degli obiettivi e vivere giorno per giorno senza farsi dei disegni mentali, perché poi vedete il segreto è tutto qui è navigare secondo, come dire, un'idea di carattere generale, ma poi aggiustare, come dire, il percorso di man mano che si trovano magari difficoltà, come dico io, è come il fatto di quella mandria di bufali che nella stagione della siccità è stata monitorata, insomma, fa 50 km per arrivare in una in un laghetto, in una pozza d'acqua da abbeverarsi. Allora si dice: ma come fanno questi bufali a trovare la strada per arrivare a questo posto dove poter dissetarsi? Certamente non hanno il navigatore satellitare. E quindi si spostano, vanno a zig zag, tornano indietro, cambiano e man mano si avvicinano e trovano questa pozza d'acqua, questo lago dove abbeverarsi. Come fanno? C'è una legge di natura, una legge di istintualità, quindi è l'istinto che li guida come il nostro istinto guida noi stessi. L'istinto che cos'è? È quella forza, quello che sentiamo dentro, non è quello che abbiamo qua, che quello che abbiamo nella testa spesso sono i luoghi comuni. Quello che abbiamo imparato sono le nostre nozioni, quelle che ci hanno detto, quelle che ci hanno suggestionato, ma le vere scelte nascono dal di dentro, quelle che i cristiani chiamano l'anima, ma è un superio, è il corpo è il cervello più antico, quindi il sé. E quindi noi, quando ascoltiamo noi stessi, quindi il nostro istinto, man mano ci avviciniamo sempre alla nostra meta. Ciò non significa che durante il percorso non si sbagli, si sbaglia ma si devia, si cambia percorso fino ad arrivare certamente a qualcosa di bello, se non ci facciamo del male da solo, ovvero se non diamo retta al nostro pensiero, che è un pensiero condizionato dai luoghi comuni. Chiuso questa parentesi, quindi ringrazio tutti coloro che hanno condiviso di me con me questo periodo. Ritorniamo a casa e farò il prossimo video di carattere sportivo, perché adesso subito ci stanno degli appuntamenti sportivi molto molto interessanti. Quindi auguri a voi, che buon proseguimento a voi che state o che state per partire o che state per ritornare o che state per andare in vacanza anche voi, e ci aggiorniamo al più presto a tutti. Ciao, buona vita, ciao a tutti.